dichiarato guerra. Dobbiamo occuparci di lui. Se quel fottuto non avesse complici tra i politici e non controllasse altre importanti organizzazioni, le nostre forze sarebbero quasi pari. Se liquidiamo quella gente, Morello sarà molto più debole. È proprio quello che dobbiamo fare, eliminare i suoi contatti forti. Esatto. E come tutti sappiamo, bisogna evitare una guerra. Senza generali, i soldati si arretreranno senza combattere. Faremo proprio così, li faremo fuori uno alla volta. Che intendete esattamente? Il primo della lista è l'assessore, quello che ci ha dato tante noie. Morello lo ha messo in politica e per questo gode del suo appoggio. Lo mandiamo a raggiungere suo figlio, oggi stesso. L'assessore festeggia il suo compleanno e ha deciso di farlo alla grande. Ha organizzato una festa a bordo di un piroscafo con tanto di discorso per i paparazzi e fuochi d'artificio. Ci sarà molta gente, ma non alzeranno un dito contro di noi vedendo cosa gli succede. Sembra rischioso. Ma ne vale la pena. Vincenzo conosce il piano. Ok, dicevo, la festa si tiene su un battello. Difficile salirci senza invito, ma sappiamo che puoi farcela, Tom. Soprattutto non bisogna destare sospetti prima di raggiungere l'obiettivo. Non potrai superare armato la sorveglianza, ma a questo abbiamo già provveduto. Non appena sei a bordo, raggiungi un cesso degli uomini. Lì ci sarà un revolver nascosto. Poi ti toccherà aspettare fuori per un po'. L'assessore se ne starà rintanato nella sua cabina, ma uscirà per dare il via ai festeggiamenti e per fare il discorso. E quello è il momento giusto. Durante il discorso gli spari, Tom. Deve essere fatto in pubblico e quella è l'occasione migliore. Ci saranno un sacco di invitati tra i quali nasconderti una volta finito il lavoro. E poi? Ci terrei a tornare a riva tutto intero. Poi saranno cacchi amari. A bordo c'è la sorveglianza e dovrai superarla approfittando del casino. Altrimenti raggiungi la prua, dove Poli ti aspetterà su una barca per portarti al sicuro. Che ne dici, Tommy? Non sarà una scampagnata, ma dovreste farcela. Ok, me ne occupo io. Il battello è ormeggiato sul lungomare di Central Island. Meglio che vai se non vuoi perderlo. Tieni d'occhio l'ora. Buona fortuna, Tom. Ciao ragazzi, qui è Sadit97 e benvenuti in questo walkthrough di Mafia, The City of Lost Haven. Allora ragazzi, quest'oggi dovremo fare la missione Buon Compleanno, ovvero uccidere il padre di Bill. Per chi non lo sapesse, chi è il padre di Bill? È il ragazzo che noi abbiamo ucciso nella missione Meglio Farci l'Abitudine. Esattamente la missione che veniva dopo quella di Sara. Allora, con le macchine qua come siamo messi? Sembra bene, sì, perché la macchina di Don Salieri, questa che l'abbiamo usata nella missione precedente, va bene così. Vai, Ralph. Eccoci ancora qui, Ralph. Oggi mi serve qualcosa di cui ti puoi disfare, perché non so come andrà a finire. Ciao, Tommy. Non è un problema. Ho qui un gioiellino. Sono molto di moda di questi tempi. Sono anche molto solide. Sta a vedere quanto sono facili da fregare. Già, ottimo, Ralphie. Dovrebbe andare bene. Ok, ragazzi, non male questa macchina, però, eh? E va bene, dai. Io direi di iniziare, ovviamente, ragazzi. Dobbiamo andare sul lungomare di Central Island. Central Island, se non mi sbaglio. Vabbè, mo non ti dà la mappa, però. Buon compleanno, una torta. Ragazzi, volevo dirvi una cosa. È stato annunciato Spyro Remastered. Mamma mia, raga. Mamma mia, sono felicissimo. Felicissimo come una Pasqua. Sincero con tutti, eh. Sono felicissimo che uscirà questa Remastered. Sul lungomare, allora ci conviene andare di qua, dai. Mettiamo F5 perché qua c'è la polizia. Veramente, raga, sono felicissimo della Remastered di Spyro, eh? Sia io e anche Eug siamo felicissimi. Voi ditemi sotto giù nei commenti se siete felicissimi
della notizia di Spyro Remastered, ma ve lo dico, io non vedo l'ora, raga, di metterci le mani sopra. Fatemi sentire il clacson. Raga, purtroppo voi sentite la musica, ma che volete farci? L'ho abbassata di poco perché sennò potrebbe segnalarmi col copyright. Non è che mi dà contenuto di terze parti, diciamo che ti becchi il copyright e basta. Cioè, proprio quello, normale, cioè contenuti audio. Cioè, semplice. Allora, questa qua è una missione, come si direbbe, è una stronzata, vai. Questa la finiamo in 4 e 4, 8. Piano. No, no, c'è il semaforo, c'è la polizia, raga, fermiamoci. C'è la polizia. Mamma mia, sta musica. Ok, raga, e penso proprio, vabbè, dopo questo gioco qua, ragazzi, ve lo dico, dopo Mafia riprenderemo Crash. Riprenderemo Crash Bandicoot. Sì. Non scherzate, raga, ma devo finire Crash Bandicoot. Perché Crash se lo merita di essere giocato, Perché Crash è Crash. E volevo dirvi che se lo merita anche Spyro, perché oltre a Spyro c'è anche Sir Daniels, ovvero il protagonista di Medieval. Io non vedo l'ora di averlo, eh. Parcheggiamo bene. Ok, dai. Andiamo subito. Ci sarà un revolver nascosto. Vai. Veramente, vedete, raga, siamo disarmati pure. Aspè. E quello è Euga, vai. Vediamo un po'. Allora, dobbiamo andare di qua. Di qua. Di qua. Vai. Dobbiamo cambiarci. Oh, quanto è bellillo, dai, è bellissimo, raga. Bellissimo Tom, mamma mia. Mamma mia, da marinaio. Come faceva quella canzone? Ci sono sette uomini in mare, devono affondare e tutti giù. Ok, adesso basta, dai. Ci metto, vedete, raga, ci sta perquisendo. Grazie, gentilissimo. Ragazzi, è ora di augurare buon compleanno. A te, Euga. Ok, non problem. Allora, ragazzi, questa è la missione più stronza di tutte. Qua c'è anche un piccolo easter egg. Grazie. Dica al capitano che il suo battello è assolutamente magnifico. Certamente. Non possiamo servire l'equipaggio. Ragazzi, se beviamo più di una volta, Tom si ubriacherà. Vai, un bello cicchetto, dai, ci vuole, dai, dai. Dai, un altro bicchiere e poi basta. Whisky con ghiaccio. Raga, però quanto è bella, eh? Gli anni 30 sono favolosi, ma qua in America, ma non, diciamo, non qua in Italia, eh? Perché qua in Italia è un periodo un po' brutto. Allora, qua dobbiamo andare. Qui. Ah, grazie. Allora, il bagnino so chi è, ragazzi. Facciamo subito, dai, questa missione è una cazzata. Devi fare solo attenzione. Allora, il bagnino dovrebbe stare qui sotto. Lui non è un bagnino, ma eccolo qui il bagnino. Eccolo qui. Quando hai finito, ti aspetto a poppa.
pulire. Certo, ci puoi contare. Ok, tieni, ma riportamele. Ragazzi, per scaramanzia stoppo un attimo il video. Rieccoci, raga. Allora, scusate un attimo, è perché devo fare dei tagli a volte. Dov'era il secchio? Eccolo qui, dai, puliamo anche il cesso, che fa? E non mi dite perché pulisco il cesso. Queste sono cose che dovrebbe fare Eug, non io. Ma vattene a fanculo! Porca puttana, cioè, ma per chi mi hanno preso? Per quella della nettezza urbana, fammi capire. Vorrei un altro caffè. Vabbè, non proprio nettezza urbana, perché la nettezza urbana, raga, non c'entra proprio col mare. Ok. Allora, raga, qui l'ha colto. E puliamo, dai. Vai, dai. Raga, non mi dite perché. Non mi dite perché l'ho fatto. Perché, raga, così ci diamo una mossa, dai. Ci diamo una mossa, ok. Pulitissimo come la faccia di Eug. La lasciamo aperta, va, chi se ne frega. Quello ci aspetta a poppa. Oh, sto mouse. Allora, ragazzi, ditemi sotto giù nei commenti, cioè, come state. Eug, se non mi sbaglio, ha finito Assassin's Creed, eh? Cioè, Eug ha finito Assassin's Creed, bellissimo gioco. Però, ragazzi, cos'è la pecca di Assassin's Creed? Che è troppo ripetitivo. Dove sta il bagnino? Che fa, Eug? Ce l'ho dopo. Visto, non era difficile. Dovresti aprire un'impresa di pulizie. Sì, e usare te come strofinaccio. Sì, vaffanculo, va. Ok, ragazzi, noi possiamo tranquillamente sistemarci per una parte e aspettiamo con tutta tranquillità. Allora, raga, nel frattempo godetevi lo Steven. Allora, ragazzi, per il fatto della remastered io sono contentissimo, naturalmente. Ho buttato via il secchio, meno male. E volevo dirvi che, vabbè, dopo Mafia riprenderò con Crash Bandicoot 2. Se lo merita, raga, perché Crash deve continuare. E non lo so, forse, e dico forse, potremmo iniziare anche un nuovo videogioco del nuovo E3 2018. Però, raga, c'è una pecca, non posso, come si dice, siccome io sono ancora piccolo come youtuber, non penso che YouTube mi fa aumentare, cioè mi fa fare i video dei videogiochi appena usciti, quello no, non credo. Ragazzi, l'assessore si me... cioè l'assessore, c'è cioè il padre B, ecco. Salve John, spero che ti stia divertendo. Buonasera. Ah, davvero fantastico. Buonasera, le piace la festa? Grazie, anche a noi fa piacere. Sono contento che ce l'abbiate fatta. È splendida, grazie. Eh sì. Grazie a tutti e benvenuti a questa festa. Non avrei mai immaginato di avere così tanti. Via, via, via! Via! Subito! Vai, raga! Dai, ce l'abbiamo fatta! Raga, vedete? Era semplicissimo questa missione. Sì, sì, semplicissima. Oddio. Oddio, raga. Ragazzi, allora, prima di continuare, cioè, prima di lasciare di chiudere il video, vi dico che è una, vedete, è stata una missione stupidissima. Infatti non c'è voluto, non ci sono voluti minuti perché era brevissima. Vabbè, ragazzi, vi invito a lasciarvi un bel mi piace, ma ve lo dico, nella prossima puntata avremo a che fare con Fortunato Bastardo, una delle missioni più difficili di tutto Mafia. E poi vedrete perché. Raga, un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, qua da Sadit97 è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.